La scorsa settimana si è concluso anche la rassegna, era la 14ª rassegna di Matti per il Calcio, ricordi, vero, Gabriele, ne abbiamo parlato. Adesso abbiamo la possibilità, insomma, di capire com'è andata nel consuntivo che ha tracciato per noi il presidente della WISP, Tiziano Pesce, ascoltiamolo. 3 giorni di calcio, nessuno escluso, è un modulo unico adottato dalle 9 squadre in campo, provenienti da molte regioni d'Italia. Mettere in fuorigioco i pregiudizi e le discriminazioni. Questa è stata la 14ª edizione di Matti per il Calcio, la rassegna nazionale dei centri di salute mentale organizzata dall'UISP, che si è giocata nel fine settimana tra Cesenatico e Gatteo a Mare, dopo 2 anni di stop a causa della pandemia. Le squadre erano formate da persone con disagio mentale, integrate con medici, infermieri, educatori, volontari. Al termine delle finali, la lotteria dei rigori ha sorriso alla squadra terzo tempo di Torino sul vapensiero di Parma. Ma a vincere ancora una volta sono stati tutti gli oltre 200 ragazzi di ogni età scesi in campo sulla riviera romagnola per 3 giorni di sport per tutti, divertimento, socialità. Matti per il Calcio rappresenta per la rete associativa WISP una sfida culturale ancor prima che sportiva, un modo semplice per mettere insieme problema e cura, lo sport sociale, il gioco del calcio in particolare, come terapia individuale di gruppo per superare forme più o meno acute di disagio mentale, ma anche per educare ad uscire dall'isolamento, costruendo occasioni di riabilitazione e integrazione, promuovendo salute e benessere psicofisico. Quest'anno poi, a sancire ulteriormente il valore di Matti per il Calcio, l'inserimento della manifestazione WISP all'interno della Settimana Europea dello Sport, promossa ogni anno dalla Commissione Europea e in Italia dal Dipartimento per lo Sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute. Rai Radio 1 Sport. Eh sì, era il presidente dell'UISP, una 14ª rassegna Matti per il Calcio riuscita, e dopo 2 anni di, ovviamente, di stop forzato dovuto al Covid.